L'estate non è solo ed esclusivamente tempo di mare, di vacanze e di ferie, ma anche a livello culturale molto spesso ci sono organizzazioni che cercano di stuzzicare il palato delle persone più esigenti, con incontri e con mostre. È il caso dell'associazione Mari Arte, che oggi ha aperto i battenti alla collettiva d'arte L'estate e i suoi colori. Noi di Okiko e Mari Arte in estate con gli eventi prendiamo sempre un attimo di pausa. Però quest'anno abbiamo voluto cambiare un po' i piani, nel senso di continuare fino a settembre, poi riprendere con, quindi continuare, mai fermarsi, come diciamo noi con il nostro motto Okiko Never Stop, perché non ci fermiamo appunto mai. E abbiamo voluto appunto accogliere il nostro pubblico, la gente curiosa, con una nuova mostra, L'estate, i suoi colori, appunto, come avrete potuto vedere, quadri freschi, atmosfere che comunque riportano all'estate e al periodo che stiamo comunque vivendo, un po' più di relax, insomma. Senti, questo format che tu hai scelto farà solo riferimento all'ambito artistico come quadri o avrà qualcosa di diverso anche? No, ci occuperemo anche di piccole performance teatrali, quindi spettacoli da camera, sia fatte da noi di Okiko che anche ospitando altre compagnie. Siamo in programma anche con altre compagnie di Bari, Trani, Barletta, che verranno ad esibirsi appunto qui a Mari Arte, quindi metteremo a disposizione la nostra location per dare spazio anche ad altri artisti. Cosa proponi per questa mostra, per questo open space? Allora, ho proposto quest'opera digitale realizzata quindi al computer attraverso Photoshop. Il titolo è Apparenza, quindi suggerisce già il significato dell'opera. Quella che sembra una luna sull'oceano è in realtà una medusa che fuoriesce da questo oceano. Quindi la nostra tendenza a non analizzare nel profondo quella che può essere una persona, una situazione, qualsiasi cosa. Devo anche ringraziare la compagnia Okiko, perché da qualche anno lavoriamo insieme. In quanto io sono una farmacista, non ho molto tempo per occuparmi di questo centro, quindi ho dato loro la possibilità di gestire questa galleria, che più che altro non è una galleria, è un centro artistico-culturale dove si tengono anche presentazioni di libri, esposizioni, reading di poesie e anche eventi letterari. Tutte le informazioni le possono trovare sulle nostre pagine Facebook, Okiko The Drama Company e Mari Arte. E lì noi aggiorniamo sempre tutti. Ok, buon estate e buon lavoro. A voi, grazie.